Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 160. Le energie della settimana dal 15 al 21 agosto. Come vedi, è una lettura un po' diversa da quelle a cui ti ho abituato o abituata. Non ci sono io che presento, non ci sono le scelte accanto a me, non ci sono i riassunti, come vedrai. Questo perché? Perché è la settimana di Ferragosto e anche i cartomanti vanno in ferie, almeno il giorno di Ferragosto. Quindi il lunedì non sarò presente e anche questo video viene registrato in maniera un po' più soft per permettermi di tirare un po' il fiato, di tirare un po' remi in barca, anche perché i progetti sono tanti. Per settembre c'è un completo restyling del canale, più per fine settembre. Intorno al 25, quei giorni lì, con un restyling completo dei contenuti, e quindi sto lavorando molto in questi giorni, almeno il weekend di Ferragosto mi fermo. Però non ho voluto farti mancare il video. A proposito del nostro video, ti farò le scelte direttamente davanti con l'Ancient Feminine Wisdom, che cosa porta la settimana dal 15 al 21 agosto per coloro che stanno guardando questo video. Che cosa porta la settimana dal 15 al 21 agosto per la variante numero 1. Eccola qua, ci mettiamo l'avventurina. Che cosa porta la settimana dal 15 al 21 di agosto per chi sceglierà la variante numero 2. Eccola qua. Che cosa porterà la settimana dal 15 al 21 di agosto per chi sceglierà la variante numero 3? Ci mettiamo il diaspro rosso. Prima di farti vedere in dettaglio le scelte, ti dico che alla luna piena precedente, una magnifica luna piena, ho consacrato il tarocco dei familiari o dei famigli, come sarebbe più corretto chiamarlo, ed è un tarocco meraviglioso consacrato durante una luna veramente bella, veramente pregna di energie, che andrò ad usare. Ti faccio vedere la scatolina perché è veramente magnifica. Andrò ad usare in questo interattivo. Ok, abbiamo dato una mescolata di default, diciamo. Ti rifaccio vedere le scelte. Variante 1, avventurina. Variante 2, diaspro giallo. Variante 3, diaspro rosso. Ti do qualche secondo, intanto riprendo a mescolare, vediamo se direi che possiamo partire con la variante 1 dell'avventurina. Queste le mettiamo una qua e una qua. Allora, vediamo l'Ancient Feminine che cosa ti dice per te che hai scelto la variante 1 dell'avventurina. Galatea, triangolo. Allora, la carta rappresenta proprio l'idea di triangolazione, ma ha altri significati che ora andremo a vedere, può significare anche lo scegliere. Prima di andare a vedere che cosa la carta ci dice, tiriamo giù anche le carte della lettura. Per te che hai scelto la variante dell'avventurina, che cosa porta la settimana dal 15 al 21 di agosto? A taglio mazzo abbiamo il 2 di spade, una carta di buon auspicio, tra l'altro in ferie rappresenta proprio l'idea di riposo o di rilascio anche. Il 7 di bastoni.
La giustizia. Il bagattello. Accipicchia, che belle carte, che belle carte, che belle carte. Dunque, la settimana si preannuncia molto positiva. Poi dipende dai punti di vista. Perché ti dico questo? Ti ho fatto cenno nella carta di Galatea una situazione di triangolo, che non vuol dire necessariamente un triangolo amoroso. La carta fa riferimento a tutte quelle situazioni dove non ci sentiamo scelti. Può essere il triangolo d'amore, può essere un colloquio di lavoro che non è andato bene, può essere un'amicizia che magari si vede un pochino messa alla prova dall'ingresso di altre persone, oppure può essere anche una famiglia che magari ci ha dato certamente, ma non in funzione di quello che magari sarebbe stato un dare un pochino più a livello empatico magari, quindi magari ci sentiamo un po' traditi da quelli che sono i vincoli di sangue che abbiamo. Ad ogni modo qui c'è qualcuno che non ha ottenuto l'attenzione che meritava. Ecco, perché ti dico che è positiva? Perché la carta del Due di Spade e anche a suo modo la carta di Galatea che mette in luce questi aspetti ti dicono che è ora di rilasciare. La carta del Sette di Bastoni rappresenta in effetti un, diciamo, un vivere in maniera forse anche conflittuale, alzando un po' le difese. Ma perché alziamo le difese? Perché probabilmente abbiamo bisogno che venga ripristinato un equilibrio, una giustizia, come ci dice la carta, e quindi di conseguenza siamo un po' abituati a stare in stato di allerta, soprattutto nelle relazioni sociali. Qui potrebbe esserci anche un qualcuno che rimpiange quello che può essere magari uno stato precedente, quindi magari un matrimonio finito, un qualcosa che non si recupererà più, oppure magari un rapporto finito, o anche che rimpiange un parente che magari ha preso un'altra strada. Insomma, qua c'è proprio un qualcuno che non ha ottenuto quell'attenzione che era necessaria e che sta vivendo un po' una situazione conflittuale dove c'è bisogno di ritrovare quella che è la pace con questo Due di Spade. Ma il Sette di Bastoni è una bella carta perché parla anche di un vivere al di sopra di dogmi, al di sopra di quelle che sono le convenzioni, in modo anche forse anticonvenzionale appunto. E quindi è una carta che ci dice che fondamentalmente questo, se mai fosse successo veramente nel tuo passato, è successo perché comunque sei una persona che probabilmente merita più di un semplice riconoscimento, dato a volte anche per quello che può essere una sorta di routine, ecco, dalle persone che hai intorno. Quindi tu potevi o puoi ambire a migliorare la tua posizione senza necessariamente ottenere il riconoscimento di un qualcuno, quindi il riconoscimento di una storia, il riconoscimento di una posizione di lavoro cui tenevi. Tutto questo ventaglio di sensazioni che sto tentando anche un pochino di riassumerti si esprime appunto nella idea di mancata accettazione o nell'idea che qualcuno riesca comunque ad avere un qualche tipo di accettazione, un qualche tipo di gratificazione e noi no, quindi ci pone in uno stato di carenza. La carta del Sette di Bastoni ci dice che devi recuperare invece la tua autenticità e lo farai. È la settimana nella quale ti ridai valore, decidi di ripartire. Questo potrebbe comportare anche un secco taglio di una situazione triangolare, di una situazione amicale, di una situazione che alla fine non ti dà il giusto riconoscimento. Qui non c'è, in realtà, da come l'ho impostata prima, si potrebbe pensare che qui si parli di ansia di riconoscimento. In realtà non c'è un'ansia, c'è il rammarico. Ma io credo che, pur essendo la linea fra ansia e rammarico in certi casi abbastanza sottile, perché l'uno segue l'altro, in realtà qua c'è il rammarico per come sarebbe potuto essere, ma non c'è l'ansia di voglio riprovare, voglio ritornare indietro, voglio. Qua c'è quasi anche un'accettazione forse. Ma perché? Perché tu hai valore, quindi è la settimana nella quale
ti ridai valore. In alcuni casi, qua, se stai pensando a una storia del passato, della settimana, dove l'universo ti potrebbe anche aprire delle porte attraverso nuove conoscenze, il bagattello è un nuovo inizio, una ventata di energia che entra nella tua vita. La giustizia è portare il riequilibrio, che è il tema centrale della settimana, in questo sette di bastoni che ti vede un pochino, appunto, diciamo, con le difese troppo alte. Quindi quello che questa settimana ti porta è la possibilità di rinnovarti, però non vuol dire, fai attenzione a questo, che la possibilità di rinnovarti sia una certezza. Il sette di bastoni è una carta che le certezze non le vuole, perché le certezze del sette di bastoni sono quelle della chiusura. Nel caso di un'apertura, quindi nel caso del ripartire, il sette di bastoni lo fa senza necessità di avere la certezza. Questa settimana potresti provare il conflitto fra, appunto, questa vecchia condizione nella quale, appunto, c'è un risentimento per qualcuno, per qualcosa che non ti ha riconosciuto la tua importanza, che non ha riconosciuto il tuo valore, e un nuovo inizio da prendere più, però, in maniera soft, in maniera leggera, con equilibrio. In alcuni casi potresti avere a che fare con l'idea di nutrirti. Quindi per qualcuno sicuramente questa settimana un evento dove il cibo o il bere o anche l'aperitivo sono comunque centrali, ci potrebbe essere la possibilità di un nuovo inizio, una nuova conoscenza, un qualcuno che propone un'idea, una scena legata a progetti lavorativi. Che però, ti ripeto, è un bagattello, quindi è comunque sensibile di tuo impegno e di tua trattativa. Non è detto che sia necessariamente quello che è una certezza. Lo devi volere tu, devi portare il riequilibrio dentro di te. Andiamo a vedere, oppure anche l'invito ad uscire di qualcuno, può essere. Perché esce la carta del sette di bastoni. Allora, vedi, quest'ansia di riconoscimento, quest'ansia anche potrebbe essere, ti ripeto, in un triangolo, ti provoca comunque una grande apprensione, il 10 di bastoni, ma ti mette anche in una condizione di doverti poi tu sobbarcare l'onere di gestire una scelta altrui. Il giudizio che qualcuno ha dato su di te, che torna anche nell'idea del riequilibrio della giustizia, ma anche nel due di spade, è un qualcosa che è stato fatto in maniera priva di qualsiasi criterio. Quindi in realtà quello che tu ti stai accollando come tua possibile reazione a questo giudizio, altri non è che un po' la scoria del giudizio altrui. Quindi in realtà questo devi trasmutare, queste difese del sette di bastoni che ti portano poi ad assumerti un po' il bagaglio emotivo di quello che gli altri ti hanno proiettato addosso, quindi il dire, beh, vabbè, ma tu sei, basta. Tu sei quello che decidi tu, non quello che decidono gli altri. Ok? E devi riportare equilibrio. Queste due carte sono strette fra una giustizia e un due di spade. E lo farai questa settimana anche alla luce dell'aprirti ad un potenziale nuovo inizio. Poi se da questo potenziale nuovo inizio non nasce niente, questo non ha importanza, è il passo che tu hai fatto che è importante, in modo anticonvenzionale per te, ti ricordo. Perché comunque vai a rivendicare la tua possibilità di nutrirti delle tue idee, non di quelle altrui, non dei giudizi altrui. La carta di Galatea parla anche di questo, del riposo che si ha nel momento in cui si rilascia una sensazione di frustrazione dovuta appunto a quelle che sono poi le influenze, i famosi pareri altrui. Anche se qui stessimo parlando di un qualcuno che attende un esito di un contratto, di una compravendita, di quello che è una causa legale, una vertenza, a parte, vabbè, tribunali d'agosto,
comunque un qualcuno che con ogni probabilità deve fare attenzione al giudizio altrui, ok? Però deve anche un po' rilasciare quest'idea, deve anche un po' rilasciare il discorso della preoccupazione, perché comunque volenti o nolenti qua c'è la possibilità di tagliare con tutto questo costrutto mentale precedente e di avviarsi a un nuovo inizio. Certo, questo non lo si fa senza sacrificare un qualcosa di irrazionale a cui siamo attaccati. La gelosia, che è tipica della carta di Galatea, è sempre un qualcosa di irrazionale. Ma poniamo l'ipotesi che qua ci fosse veramente un triangolo, e quindi un qualcuno che frequenta una o più persone al di là della frequentazione che può avere con te che stai guardando, uomo o donna che sia. Forse ti riesce difficile rilasciarlo, rilasciarla, mandarla a quel paese una volta per tutte. Però se lo farai, se questa settimana sceglierai di farlo, oppure può essere un ex mai scordato, mai scordata, qua c'è l'universo che ti nutre adeguatamente, in alcuni casi addirittura ti nutre fisicamente, perché io ci vedo qua proprio un evento di natura mondana, con questo bagattello giustizia accanto, che ti danno la possibilità di ripartire secondo quello che è il tuo metro di giudizio. Perché esce la carta della giustizia. Il 9 di coppe. Allora, sì, torno a dire che è o quello da cui riparte, o è un invito a cena, o è un aperitivo, o è un qualcosa dove c'è del cibo, perché il 9 di coppe è anche la carta del corteggiamento e dell'abbondanza. Quindi di conseguenza io credo che qua ci sia un evento, un invito da questa settimana da cui parte la sensazione, l'idea o addirittura la conoscenza che ispira, perché ti ripeto, io qua non ci vedo poi nascere chissà quale progetto, storia, eccetera, in alcuni casi sarà anche, che però ti dà, è come se l'universo ti dicesse: guarda, basta con questa pesantezza, ti do questa lezione di vita, ti do questo insegnamento, vedi di farlo tuo, perché forse può aiutarti anche a liberare un po' tutta questa, questo alzare i muri, alzare le difese, quest'ansia, questo voler sempre e comunque un po' anche imbrogliare le carte a livello sentimentale, quindi magari dire: ma io non troverò mai nessuno, ma io sono attaccato, sono attaccata a questa, ma io basta. L'universo ti dirà basta e te lo dice in modo molto leggero anche, quindi stai pronto, stai pronta a cogliere l'insegnamento. Qua ci sta anche il classico momento in cui si ha l'esempio, ti ripeto, c'è del cibo nel mezzo, ma che magari poi si percepisce la lezione che ci è stata data qualche giorno dopo, qualche tempo dopo, come se, ma sai che alla fine aveva ragione, ma sai che alla fine aveva detto il vero. Quindi qua ci sta proprio l'evento sul quale si ripensa e dal quale si riparte. Perché esce la carta del bagattello? Allora, il 9 di spade. Mi viene da dirti che in alcuni casi il rischio è che tu defocalizzi un attimo quella che è questa famosa lezione a livello mentale che deve arrivarti in questa settimana. Perché ti dico così? Perché qua, per tornare alle dinamiche di fondo che poi ognuno può, se ti ritrovi nella lettura, cucire sulle proprie, sui propri eventi di vita, qua c'è proprio un momento di frattura con un'idea, con un atteggiamento mentale precedente, dovuto ad un ingresso di una ventata di novità, una persona, un momento conviviale, un momento d'allegria. Però l'errore che tu rischi di fare è di prendere poi come modello questo. Invece qua l'universo ti sta dicendo: tu stai sbagliando a prendere come modello questa o quella persona che entra nella tua vita. Tu sei comunque un numero uno, ecco dove stai sbagliando. La tua ansia di riconoscimento,
o la tua voglia di comunque avere un certo tipo di rango, un certo tipo di riconoscenza, di primeggiare in un rapporto a tre, comunque alla fine è figlia di un bisogno di riconoscimento che devi lasciare. E ti sarà data questa settimana, attraverso quello che è un momento conviviale, la possibilità di comprendere questa lezione e farla tua. Il problema è che forse sceglierai di rimandare ancora un po', perché questa comunque per te è una dinamica sicuramente che ha bisogno di essere guarita, ma comunque al momento è anche una dinamica che ti dà sicurezza, perché ti sei costruito o costruita un ruolo. E quindi di conseguenza sulle prime non lo farai, ed è più facile, come ti ho detto prima, che tu abbia la volontà di farlo nei tempi successivi attraverso quello che è un ripensamento. Quindi l'andare a cena, conoscere una persona nuova, magari scambiarsi i numeri, magari, però poi vederla morire lì, salvo poi qualche tempo dopo dire: ma sai che però forse... E quindi c'è il ripensamento, c'è la ripartenza. Anche perché i due nove che seguono, 9 di coppe e 9 di spade, mi parlano di una situazione che va a completarsi. Non che è completa, che va a completarsi. Questa settimana vieni invitato o invitata a spogliarti delle tue, diciamo, resistenze relative a quella che è l'idea di ruoli e di sicurezza. Quindi il ruolo dell'amante, il ruolo del buon lavoratore, il ruolo della buona lavoratrice, il ruolo di chi comunque ha sempre rivestito un certo tipo di atteggiamento, divisa, fra virgolette, divisa, non intendo divisa per come si intende in italiano, divisa intendo per come marchio di riconoscimento. Io sono il cartomante, io indosso la divisa da cartomante, sono quello che... No, questa settimana vieni invitato, invitata a rilasciare, ritrovare la tua centralità di persona, al di là dei marchi, delle divise, dei giubbotti, dei brand, di tutto, che ti hanno costretto, costretta in dinamiche dalle quali fatichi a staccarti. E ti viene dato anche il riconoscimento che tu meriti, ma perché? Perché tu lo vuoi. Attenzione alla persona che potresti conoscere, potresti... Se c'è una conoscenza nuova, potrebbe essere una conoscenza buona per il momento, per carità, ok, buona per farci due chiacchiere, buona per passare una serata, ma non un qualcuno di veramente concreto. Questo sia a livello lavorativo sia a livello affettivo, perché mi sembra che comunque un bagattello su 9 di spade sia un qualcosa che porta forse un po' di scompiglio in seguito. È una persona destinata ad entrare fugacemente nella tua vita, a darti un insegnamento e uscirne di nuovo. Ma questo insegnamento ti deve insegnare a spogliarti appunto di sovrastrutture e di divise, come ho detto prima, ma anche a capire che la tua importanza non è vincolata a un concetto di rango, ma che anzi il concetto di rango, il concetto di, diciamo, ruolo, è proprio quello che è alla base della sua ansia di riconoscimento, e quindi anche quello che è alla base delle possibili situazioni conflittuali che si originano nei rapporti sociali e che poi gravano tutte un po' sul tuo spirito, perché comunque magari sei sensibile a questo tipo di cose e quindi hai bisogno di ritrovare il tuo equilibrio, la tua pace. E lo farai questa settimana, viene invitato o invitata a farlo. Non lo farai subito, ma lo farai più in qua. Bene, questa era la variante 1. Se ti sei riconosciuto, riconosciuta e ti è piaciuta, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva. Facciamo la variante numero 2 del diaspro giallo. Allora, vediamo un pochino la variante 2. Circe, enchantment, incantesimo. La carta di Circe ci ricorda il potere della parola. Quindi è una settimana dove potresti dover stare attento, attenta a ciò che dici, oppure dove magari la parola sarà centrale, perché magari, che ne so, riaprirai un dialogo con qualcuno, farai la pace, oppure conoscerai una persona con cui parlerai parecchio,
Oppure semplicemente sarà la settimana nella quale le tue parole saranno comunque parole importanti per motivarti e per rinfocolare l'energia in vista delle sfide che si apriranno poi nelle settimane successive. Insomma, la parola è centrale in questa settimana. Andiamo a vedere col tarocco dei famigli come sarà la settimana dal 15 al 21 di agosto per te che hai scelto la variante numero 2 del diaspro giallo. A taglio mazzo il 10 di bastoni. La regina di coppe. Il cavallo di bastoni. Il re di spade. Allora, sì, questa settimana devi fare attenzione alle parole. È importante perché le tue parole potrebbero ferire o le parole di qualcuno potrebbero ferirti. Allora, tendenzialmente, secondo me, qua è più le parole di un qualcuno che potrebbe. Perché? Perché io vedo una regina di coppe che mi rappresenta la dimensione in alcuni casi anche familiare oppure empatica, emotiva, quindi o la sfera dei sentimenti o la dimensione della famiglia, che è una carta, tra l'altro mi rappresenta anche la dimensione artistica, quindi se sei un artista, un musicista, un scrittore, una scrittrice, insomma, o comunque un pittore, una pittrice, potrebbe rappresentarti benissimo. In generale anche comunque i segni d'acqua, o comunque se hai un segno d'acqua in ascendente, o in luna. Qua c'è proprio una tua interiorità che si trova davanti a un Cavaliere di bastoni. Il Cavaliere di bastoni è una carta molto 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 bella perché rappresenta l'idea di libertà, ma quest'idea di libertà è sensibile anche di quelli che sono i nostri giudizi. E un giudizio, un po' come facevo notare nella variante 1 di un 10 di bastoni, di solito poi ricade sulle spalle di chi questo giudizio lo sta forse vivendo in maniera molto 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 profonda. È la carta di chi si sobbarca gli oneri mentali o fisici. Il cavallo di bastoni, nella sua ribellione, può apparire anche come una persona che porta comunque un senso di sfida. Sfida che cresce alla luce di un re di spade. Quindi è la settimana nella quale potresti effettivamente dover stare attento, attenta alle parole o alle comunicazioni che hai con gli altri. Anche perché in alcuni casi, non sarà per tutti, queste parole o queste comunicazioni potrebbero ferirti in maniera molto forte. Sì, ok, ci sta che in alcuni casi sia tu a ferire, però ti ripeto, te l'ho spiegato prima, tu mi apri con una regina di coppe e un 10 di bastoni, quindi secondo me qua è più l'evento esterno, il cavaliere di bastoni. In alcuni casi si tratta di un qualcosa che avviene in relazione all'idea di spostamento, quindi con una persona che potrebbe anche essere lontana da te o lontano da te. E quindi l'essere feriti potrebbe essere un qualcosa che magari è dato da una persona con cui c'è una comunicazione scritta, una telefonata. In altri casi questa ferita è lontana nel tempo, ovvero va a toccare un po' le corde della tua interiorità in maniera molto profonda. Anche perché facendo riferimento all'arte, che è la carta legata alla regina di coppe, si va a parlare di un linguaggio animico fondamentalmente, quindi un linguaggio che ci tocca e ci risuona nel profondo. Ma il tuo profondo è un po', diciamo, messo alla prova da questa sorta di oppressione causata dal 10 di bastoni, che probabilmente riguarda il litigio con qualcuno. Di già conosciuto, secondo me, qua. È vero che i cavalieri sono novità che irrompono, però non sempre così. In particolare per una persona che mi apre con una situazione così forte, con a parte Circe, che comunque sia una carta che fa riferimento proprio a stai attento a quello che dici, ti dice. Le due carte qua rappresentano proprio
l'interiorità messa alla prova, l'una dalla forte empatia o dalle corde che ci vanno a toccare nel profondo, l'altra da comunque quella che è una situazione che effettivamente ci pesa un po'. Il cavaliere di bastoni è un ribelle, abbiamo detto, ed è singolare che la carta del cavaliere di bastoni si affianchi a un re di spade, per convenzione il giudice. Al di là di cause legali, compravendite, affitti, che ripeto, siamo alla settimana di Ferragosto, non credo che, però, che potrebbero stare a significare magari l'inasprirsi di una posizione in una causa legale per te, però ti ripeto, siamo nella settimana di Ferragosto, quindi non credo, però non si sa mai. L'idea di un re di spade, dicevo, è proprio l'idea di un giudice forse più alto di un giudice terreno, ovvero un giudice che per convenzione chiameremo divino, ma che può essere rappresentato dalle energie, dagli dèi, dagli angeli, dalle entità, dall'ultramondano, insomma dal karma, dal destino, ecco, da tutto quello che è un po', forse karma è la parola più giusta, che porta poi a livellare nel tempo, una volta che si sia espletato quello che dovevamo e che si sia appreso quello che dovevamo, porta un po' a livellare anche i momenti un po' più duri della nostra vita. Quindi secondo me qua c'è il confronto aspro con qualcuno, oppure magari l'essere feriti volontariamente o meno da qualcuno, ma è come se fosse una lezione, è come se fosse un insegnamento. E il re di spade, tra l'altro, mi va a parlare non solo del rango di chi esercita una giustizia, ma anche di forte comunicazione, forte mentalismo, quindi è un qualcuno che potrebbe ferirti o essere ferito o ferita da te, con cui comunque c'è una forte connessione. Del resto Circe è la carta dell'incantesimo, quindi è comunque la carta che va a parlare del riuscire a creare connessioni attraverso la parola, attraverso l'energia della parola. Circe ci dice anche che l'incantesimo potrebbe essere stato fatto su di noi. In questo caso incantesimo non va preso alla lettera, nessuno ha fatto magie su di te, ma l'incantesimo nel senso dell'affascinamento, dell'essere affascinati dal portare avanti una situazione che ci ha toccati nel profondo. E per questo dicevo che questo cavaliere secondo me non è un qualcuno di vecchio, di nuovo, scusami, un qualcuno che già conosci. Ma il re di spade è proprio il trionfo della razionalità, il risveglio, quindi qua c'è proprio uno staccarsi da un incantesimo, che non vuol dire il classico fascino di amore perché uno ti ha fatto la corte, una ti ha fatto la corte. Può esserci, può starci il risvegliarsi da un momento in cui credevamo che una persona che comunque è lontana da noi o per fisicità o per mente potesse averci sedotti, e la settimana del risveglio è questa. Ok, ci sta come lettura. Quella un pochino più profonda invece ci dice che magari le nostre aspettative su una determinata persona o situazione ci hanno comunque toccati nel profondo, ci hanno comunque anche in un certo senso cambiati, pur se con molta fatica, e questa settimana rischiamo la delusione, un po' il crollo di queste aspettative, di questa situazione anche, non solo persona. Quindi una settimana dove ci si risveglia forse in modo un po' brusco e attraverso l'uso della parola o l'ascolto della parola si prende coscienza che forse quello che avevamo sperato su una situazione o su una persona magari è un po' da rivedere. Però ti ripeto, lo vedo molto come insegnamento karmico. Vediamo un pochino che cosa vogliono dirti di più, perché esce la carta della regina di coppe. Allora, la papessa. Allora, confermo, la papessa è una carta di... Ma qui potrebbe esserci anche la sensazione di essere vincitori in un qualcosa, causa legale, concorso, compravendita, contratto, locazione.
che però poi si va a scontrare con un improvviso rivoltare della situazione. La papessa anche carta appunto legata ai contratti, agli avvocati, eccetera. Quindi la speranza di poter arrivare a quella che è una vittoria facile potrebbe essere frustrata da un'improvvisa rivelazione. Oppure su una persona, la papessa è carta di memoria, carta legata anche all'arte, così come la regina di coppe che abbiamo sopra. Quindi un qualcosa, ti ripeto, che ci ha toccati nel profondo, che ci tocca nel profondo, si rivela. Però la papessa è importante perché è uno specchio. Ed è lo specchio del viaggiatore. Quante parole hai usato tu per incantare una situazione, quanto la situazione ti ha reso a livello di incanto, prima o poi si scontreranno con la realtà che è un'altra. Perché esce la carta del cavallo di bastoni. Torna poi il discorso della papessa. Qui potrebbe esserci, ti butto lì, anche una spiegazione. La papessa e Circe sono due carte legate alla magia. Qui potrebbe esserci anche un qualcuno che si rende conto che il suo cammino a livello sottile o energetico non è più funzionale e quindi deve comunque razionalmente cercare l'avvio di un altro percorso. Te la butto anche qui, eh? Allora, in effetti il carro, qui c'è proprio il manifestarsi di un qualcuno. Come vedi, il carro e il cavaliere di bastoni, le carte che parlano proprio di movimento, che è, secondo me, o tuo verso un qualcuno, e allora è fisico, o mentale, o di comunicazione di un qualcuno verso di te. Perché ti dico questo? Perché è vero, sono le carte di movimento, quindi potrebbe essere un qualcuno che viene verso di te. Ok, sono d'accordo, però il cavallo di bastoni è sempre un ribelle, te l'ho detto, e non si piega comunque a quelli che sono diktat altrui, resiste. Il carro è la carta molto marziale, molto, è la carta di chi comunque gira in sincronicità col mondo, quindi se qui fosse la persona che viene da te la vedo più come un incontro casuale, oppure si parla di una situazione verso la quale ti dirigi, ma che è comunque destinata, un po' come dicevo prima, attraverso questa delusione, a farti fare un profondo cambiamento caratteriale e anche delle aspettative. Quindi un qualcosa o un qualcuno su cui si spera anche di primeggiare in un certo senso, che poi in realtà si rivela un po' una situazione più insidiosa di quanto credevamo, e con questo Re di Spade ci riporta alla razionalità, al risveglio. Però qua, secondo me, la ferita viene dall'atteggiamento esterno di un qualcuno, ti ripeto, più che da te. Io sono sempre di questa opinione, perché esce la carta del Re di Spade. Il 2 di spade. Allora, sono veramente fantastiche queste carte, hanno una continuità veramente incredibile. Tu ritrovi la pace, perché poi anche un re di spade effettivamente è un apportatore di giustizia, quindi riesci ad appianare questo conflitto prima con te stesso, con te stessa, poi magari con l'altra persona. Però, nonostante la sensazione di movimento, che secondo me a beneficio di sintesi ti dico è più tua che dell'altra persona o dell'altra situazione, tu questa pace la ritrovi perché? Perché alla fine decidi di fermare un po' quelle che sono le tue aspettative. Sì, qualcuno mi potrebbe dire, beh, bella storia, è il crollo alla fine di un'aspettativa. No, anche no. Perché comunque alla fine forse magari aver teorizzato, immaginato, voluto, desiderato, richiesto che con una tal situazione, con una tal persona andasse come volevamo noi, ma senza fare i conti su come veramente era l'altra persona, l'altra situazione.
magari cucendogli addosso un ruolo che secondo noi, secondo la nostra idea, era comunque un ruolo magari minore, oppure magari dicendo questa situazione è semplice, riuscirò a dominarla, riuscirò a destreggiarmi, ma di fatto non facendo i conti con la realtà che poi è un'altra. Quindi qua c'è proprio l'essere feriti dal ribaltarsi di una situazione, soprattutto a livello legale, contrattuale, in alcuni casi anche lavorativo, oppure l'essere feriti dalle parole di una persona. Mi spiace, avrei voluto darti un messaggio migliore per la settimana di Ferragosto, però vedila anche così: tu mi chiudi con un due di spade e un re di spade. Alla fine, questo rilascio da parte tua, che potrebbe concretizzarsi in questa settimana, ma potrebbe anche concretizzarsi nelle successive. Ti ricordo che i tempi dei tarocchi sono comunque tempi sempre da prendere un pochino con le molle. Alla fine ti porta una grande serenità, ti porta un due di spade, ti porta anche il rilascio dei conflitti che puoi avere interiori in te. Quindi sì, stai attento alle parole che dici, perché il tuo interlocutore o la situazione verso cui le pronunci potrebbero avere altre parole più importanti di te che potrebbero ferirti e insegnarti anche a magari essere più equilibrato, equilibrata dentro te stessa. È un bel insegnamento, anche se passa per una via che non è proprio facile da digerire. Questo è. Ora mi ritroverò 400 dislike, però pazienza. Io quello che esce leggo, non mi piace addolcire le cose. Ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva. Passo alla variante numero 3 del diaspro rosso, che metto qua, e vediamo che cosa vuol dirci l'Ancient Feminine Wisdom. Ijaya. Ijaya è una carta che parla di nutrire, nutrire la parte interiore del sé, e anche di portare il riequilibrio in sé, la carta che ti dice che quando la tua esteriorità e la tua interiorità non sono armonizzate, si origina la malattia dell'anima, si origina ovvero un momento nel quale c'hai un disequilibrio e quindi di conseguenza non riesci ad affrontare la vita con le giuste energie. Ti invita anche a coltivare la parte oscura di te, non solo quella in luce, ti invita ad andare a fondo nelle cose, ti invita a nutrire adeguatamente la tua vita. È una carta che può parlare anche di nutrimento in senso fisico, quindi anche questa settimana, in particolare complice il Ferragosto, posso vederci l'idea di un nutrimento, l'aperitivo con gli amici, la cena, l'uscita, che non deve essere necessariamente a Ferragosto, magari può essere anche nei giorni successivi. È comunque una settimana in cui il tema delle ferie è principale, quindi ti invita anche a nutrire magari una parte di te che è in ombra perché tu l'hai fatta stare in ombra. Magari sei come me, ti chiudi in casa e lavori, 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 lavori. Nutri anche la parte più giocosa di te. Quindi nutri anche la parte che ha bisogno di interagire col mondo esterno. Oppure al contrario, sei una persona che non ha fermezza, e quindi nutri poco la tua interiorità, quindi in quel caso prenditi un attimo per te stesso, per te stessa. In altri casi questa carta va a significare proprio l'incontro con chi è in grado di nutrirti se sei single. Non è detto che poi da questo nasca l'amore della tua vita, però magari in questo momento può essere un incontro con un qualcuno in grado di darti nutrimento spirituale, quindi un momento di amore, oppure magari proprio l'amore della vita. O magari anche il tuo partner, la tua partner, questa settimana si rivelano importanti in quanto si rivelano persone in grado di darti l'adeguato sostegno. Quindi è una carta di chi deve nutrirsi in maniera fisica e in maniera animica o energetica, se preferisci.
Il tarocco dei famigli ci andrà a dire di più per te che hai scelto la variante 3 del diaspro rossi. Ok, direi che può andare bene. Allora, l'imperatrice. Interessante. Qui si potrebbe veramente parlare di incontro con qualcuno in grado di nutrirti. L'imperatrice può essere benissimo un qualcuno. Asso di spade. La morte. Il 9 di denari. Allora, ti dico subito che se sei single, qui c'è veramente un incontro importante. Attenzione, non si tratta, come ti ho già detto, dell'incontro a cui poi originerà la storia della vita. Si tratta di un incontro importante dopo il quale certamente puoi iniziare a lavorare su un qualcosa di più. Il 9 di denari è una certezza, ma resta sempre comunque la carta di chi è single. L'asso di spade è la comunicazione, il mentalismo, la volontà. Forse, ci dicono la carta, devi nutrire il contrario di queste situazioni, perché c'è una morte dopo, quindi c'è una carta di cambiamento. E forse devi nutrire un pochino più il tuo lato empatico, il tuo lato più... devi essere un po' meno assertivo, assertiva, magari, appunto, ti dicevo all'inizio, se stai troppo in casa devi accettare di uscire, o viceversa, se esci troppo devi prenderti un momento per te, per tirare un po' le fila. Quindi devi un attimino voltare, soprattutto se questa carta di morte mi rappresenta proprio un momento di cambiamento che porta poi a quella che è però una carta molto bella, il 9 di denari è una carta di rassicurazione. Quindi qua secondo me c'è proprio l'idea di o incontro che cambia le prospettive più che la vita, in attesa magari di cambiare la vita, perché poi un'imperatrice è sempre la genesi di un qualcosa di nuovo, ma è anche la sessualità, la bellezza, il vigore, la carriera. Oppure c'è un cambiare tu modo di percepire le cose e quindi anche in questo caso una bella iniezione di fiducia, per qualcuno anche un po' di guadagno materiale. Quindi comunque qua devi fondamentalmente rinunciare ad una parte di te. La carta di Igeia ce lo dice in maniera molto chiara. Tu non è che stai sbagliando, per carità. Magari hai settato troppo la tua vita su un tipo di realizzazione e va bene. Però stai trascurando gli altri tipi. Quindi magari stai lavorando troppo. O magari stai avendo molte situazioni aperte e in realtà dentro di te desidereresti un po' più di stabilità. È come se fra ciò che fai e ciò che chiedi ci sia un divario. Un divario che questa settimana puoi andare a colmare tramite un cambiamento. La morte è sempre un cambiamento che ti invita a rilasciare alcune delle restrizioni dei dogmi precedenti. E ha una fortunata coincidenza che per alcuni può essere addirittura l'arrivo, l'incontro con una persona nuova. Il 9 di denari è una carta di buona rassicurazione, quindi una carta che comunque ci va a dire che le prospettive sono buone. Però ti ripeto, se pensi che da questa settimana nasca l'amore della vita, forse è ancora troppo presto per dirlo. Forse magari nascerà veramente se sei single, però ci vuole ancora un po'. Questa settimana è quella dove la rivelazione ti viene fatta. Se non stai pensando all'amore, stai pensando al lavoro, è uguale. Magari semplicemente hai preso una direzione, ci stai dando dentro, ci stai, però fondamentalmente
hai bisogno anche di integrarla con quella che è un pochino più di empatia in questo caso. L'asso di spade è una carta legata alla comunicazione, alla volontà, al pensiero, al mentalismo, alla forza, alla grinta che si mette nel fare le cose. Quindi ecco, devi un attimino forse rilasciare questa, un po' questa chiusura a quelli che sono gli input esterni, aprirti, lo farai, ti ripeto, con una morte. Carta che in alcuni casi può rappresentare l'accettazione del cambiamento, in altri casi può accettare l'accettazione a condizione di, quindi sempre un tentativo di controllare. Però comunque qua, qualsiasi sia la nostra lettura, un 9 di denari alla fine è una carta molto positiva. Vediamo un po' perché esce la carta dell'asso di spade. Allora, il 9 di bastoni, sì, qua c'è un incontro o una comunicazione o comunque il palesarsi di una novità. Secondo me è più un incontro con una persona, più che una novità. Il 9 di bastoni è comunque la carta della fiducia, ma ti ammonisce anche di ascoltare quella che è la tua interiorità. Tu stai ascoltando troppo il lato razionale di te. Devi equilibrarlo, devi ascoltare anche il lato empatico di te. Ti ripeto, lo farai, perché una carta di morte è comunque sempre una carta positiva. Il cambiamento della morte non è mai un cambio, ammesso che la domanda non lo richieda. Perderò il lavoro, te esce la morte? Sì, però se tu non lo richiedi ed è una lettura generica così, la carta della morte è comunque una carta che porta un cambiamento repentino, ma che nel tempo poi si rivela estremamente positivo e costruttivo. Quindi assolutamente. Perché esce la carta della morte? Vediamo se ci dice dove agisce questo cambiamento. Anche qui ci vedo comunque, ti ripeto, un evento conviviale in alcuni, perché comunque Jai è proprio la carta del nutrimento. Allora, asso di denari. Questo è molto interessante, Questo è molto interessante. Hai due assi, quindi un qualcosa sta per cambiare. L'asso di denari è una carta che rappresenta quella che è l'idea di matrimonio, l'idea di posto di lavoro, l'idea di carriera, l'idea di... Quindi qui secondo me potrebbe dirci che sta per cambiare una situazione di fissità per te. E nel caso del single, con questa imperatrice, secondo me la possibilità che cambi proprio grazie all'ingresso di un qualcuno è possibile. Però c'è anche da dire che se tu pensassi al lavoro, qua cambia, perché l'imperatrice è la genesi di un qualcosa di nuovo, ma non è un cambio di lavoro, almeno secondo me. Quindi io credo che qua vada, in alcuni casi può essere anche l'idea di, nei casi forse un pochino più forti, l'idea di avviare quello che poi ti porterà ad un trasferimento. Però ecco, qua c'è proprio un rinnovamento totale, soprattutto se sei già in coppia. Mi viene da dire, qua potrebbe esserci quell'idea, quel voler magari provare qualcosa in più che magari ti porta a rivendicare un po' di libertà e nel tempo potrebbe portarti ad allontanarti dalla coppia. O comunque da una situazione che rappresenta per te ormai una routine. È vero, lo farai lentamente, non è una cosa che si avvia in due giorni. Il 9 di denari è comunque la carta di chi pazientemente costruisce, investe. Però io continuo
a non vederla negativa. Forse può essere anche una tua scelta, una tua idea di andare verso una situazione nuova. È un tuo rinnovato atteggiamento che ti porta poi a questo incontro che comunque vedo. Vediamo perché esce la carta del 9 di denari. La temperanza, sì, assolutamente, ti porta... Allora, fortunatissimi chi hanno scelto la versione 3 per l'amore. Torno a ribadirlo, è quello che mi è venuto da dire in prima istanza ed è quello che ribadisco. Quindi qua se sei single c'è proprio l'inizio di un feeling, diciamo, forse, con la temperanza. O anche per qualcuno l'inizio di un'avventura basata anche con una buona sessualità. Ecco, la temperanza mi può rappresentare anche questo. Per altri c'è probabilmente il tagliare una situazione che perdura da tempo, quindi anche se sei in coppia, oltre che sei single, e l'idea di investire su un modo diverso di ricavare nutrimento energetico. C'entra anche qua l'idea di nutrimento, c'entra un qualcosa che nasce nella nostra mente o ci viene incontro se si tratta di una persona in modo anche abbastanza improvviso e vigoroso, rompe un po' la nostra routine, la nostra razionalità, ci porta a un cambiamento che però potrebbe anche dover costarci il sacrificio di una parte di noi ben radicata. Quindi l'esempio che portavo del single, il single che magari dice, o la single che magari dice sì ma non c'è nessuno di interessante, sì ma io qui, sì ma io là, sì ma io non mi posso aprire, sì ma io non mi voglio aprire, pum, verga, ti apri. Quindi è un qualcosa che comunque viene a rompere la nostra quotidianità, ma lo fa in maniera forse anche soft, pur magari arrivando in maniera... diciamo anche improvvisa, forse quando meno ci si aspetta, oppure anche un'idea, una proposta che arriva, però porta poi a iniziare ad entrare in un mood nuovo, ecco, mi viene da dire, che quindi non è immediata la risposta a livello energetico della controparte della situazione nuova che si va a presentare, però è qualcosa che poi nel tempo porta una grande stabilità e sicuramente porta anche il riequilibrio, perché tu mi parti da una carta dove ti dice devi trovare il riequilibrio e mi chiudi con la carta che per proprio quella dell'equilibrio, ecco, insomma, mi chiudi proprio con la carta per eccellenza, ecco, del mazzo che va a rappresentare l'equilibrio. Quindi è una settimana importante per te questa. Io ti ringrazio per aver seguito questa terza variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva, un altro tipo di contenuto. Ti ricordo che da settembre cambia tutto, per me la scelta, la novità c'è già stata in un certo senso, almeno a livello lavorativo, a livello affettivo non lo so. Cambierà completamente anche il modo di fare gli interattivi, ma soprattutto cambieranno tempi e ci sarà il progetto T che finalmente potrà debuttare. Ti ringrazio, ci vediamo alla prossima video lettura interattiva o alla prossima live. Ciao!